Oggi ti portiamo a fare un giro dalle parti del paese del Sollevante, laddove nulla è impossibile, o perlomeno è ciò che credevamo finché si venisse a sapere che i giapponesi avessero un certo numero di tabù che potrebbero sembrarti banali. Dai, allaccia bene le tue cinture, voliamo per il Giappone! Se hai come progetto di visitare il Giappone e sei tatuato, anche solo di un piccolo tatuaggio visibile, torna indietro. In Giappone è molto mal visto portare dei tatuaggi e per giunta esibirli orgogliosamente davanti a tutti. Là corri il rischio di farti bandire da alcuni luoghi pubblici, come le piscine, i bagni onsen, le palestre e molti ryokan. Anche se vedranno benissimo che sei straniero, i giapponesi considerano che sia un tuo dovere rispettare le loro usanze e fare tutto per nasconderle. Ovviamente esistono molti giapponesi appassionati di tatuaggi, eccetto che questi ultimi li tengono completamente coperti per delle ragioni sociali. Persino i membri degli Yakuza scelgono tradizionalmente delle zone generalmente coperte da dei vestiti. Se vai in Giappone non ti verrà proposto un gelato con quattro gusti, non vedrai piani numero 4 in un edificio, nulla si vende al prezzo di 4 yen, non ti viene mai restituita una moneta di 4 soldi, non si compra mai pacchi d'acqua di 4 bottiglie e riflettono ancora come far circolare i trasporti senza le 4 ruote. Beh, per quest'ultima ammetto di esagerare un po', ma ciò che è vero è che in Giappone il numero 4 è terrificante, al punto che non viene mai utilizzato, o per così dire pochissimo. Il numero 4 da loro porta sfortuna perché chiama la morte, è un po' l'equivalente del venerdì 13 per noi, eccetto che loro ci credono moltissimo. Ciò si spiega dal fatto che moltissimo tempo fa qualcuno ha fatto diffondere questa finta credenza. Certe persone ci hanno creduto, ciò si è diffuso e il seguito lo conosci. Perché il numero 4 viene considerato come sfortunato a una così grande scala che vedrai molti esempi di questa paura nella vita quotidiana in quasi tutte le culture dell'Asia orientale. Per esempio in Cina, gli aerei militari iniziano con il numero 5, come lo Shenyang J5. In Corea il quarto piano sarà etichettato F invece di 4 e Korail, la compagnia ferroviaria nazionale coreana, ha saltato la locomotiva numero 4444. Le marine taiwanesi e sudcoreane non utilizzano il numero 4 per i loro numeri dipendenti, così in Giappone vedrai il numero 4 pochissime volte. Appena hanno la possibilità di sostituirlo lo fanno senza esitazione. È una cosa da diventarne completamente paranoici. In ogni caso, io da quando sono tornato da Tokyo evito il più possibile il numero 4, forse per abitudine, anche se dentro di me so che è irrazionale e infondato. E tu sei superstizioso al punto da avere paura di un numero? Ecco un'usanza che piacerebbe proprio a tua nonna. Sì, tua nonna che trascorre le sue giornate a scopare il suo salotto, ad aspirare al suo interno, a strofinare le sue mura per far sì che tu e la tua prole sbarchiate nel fine settimana per saccheggiare e prendere la sua casa per una pista di pattinaggio. Se c'è proprio un'usanza sulla quale i giapponesi sono intransigenti è proprio questa: togliere le proprie scarpe ogni volta che si entra dalla strada. Così osserverai una volta là che fuori da tutte le porte sono allineate delle file di scarpe di misure diverse, perché in Giappone non si indossano mai scarpe all'interno. Quando torni da scuola, dal lavoro o quando sei invitato da qualcuno, togli le scarpe alla porta, le allinei e infili le pantofole di casa che il tuo padrone di casa ha riservato solo per te. È il suo modo di onorarti. Alcune volte, quando entri in una casa, osservi una stanza separata vicino all'entrata, in cui tutte le scarpe sono tolte. Questa stanza d'ingresso si chiama Genkan. Tradizionalmente i giapponesi amano tracciare una linea chiara tra l'interno e l'esterno. Anche se la stanza si trova tecnicamente all'interno, è ancora considerata come all'esterno ed è solitamente ricoperta da un rivestimento di suolo diverso da quello del resto della casa. Se visiti la casa di qualcuno in Giappone, assicurati di fermarti innanzitutto al Genkan, di togliere le tue scarpe. Altro buon consiglio è bon ton di girare le tue scarpe verso la porta dopo averle tolte. Invece, per quest'ultima, non mi chiedere perché. Trascorri un ottimo momento con degli amici nel miglior giapponese di Tokyo. Sei talmente soddisfatto del servizio che volendo lasciare la tavola lasci una mancia al cameriere. Errore fatale. In Giappone è formalmente vietato lasciare monete al cameriere, nemmeno al tassista, al parrucchiere, al portinaio, al fattorino e a qualsiasi persona che ti rende servizio, perché è pagata per questo, anche se soltanto come ringraziamento ulteriore. In Giappone ciò può essere considerato come maleducato e offensivo in molte situazioni.
situazioni. Tra l'altro, la maggior parte dei ristoranti giapponesi pretendono che i clienti paghino i loro pasti in cassa, piuttosto che lasciare denaro al cameriere o alla cameriera. Allora, cosa dire della mancia? Quest'ultima non è nemmeno richiesta per i percorsi in taxi o in bus e per molti servizi alberghieri. Riceverai probabilmente in Giappone uno dei migliori servizi del mondo, ma si tratta di persone che fanno il loro lavoro con orgoglio e non è per i tuoi bei occhi, né per sperare una mancia da parte tua. Allora non ti sentire imbarazzato quando qualcuno ti serve come si deve, vale a dire nel migliore dei modi. Se per te soltanto il fatto di mangiare del sushi con delle bacchette è una vera sfida, per altri appassionati della cultura giapponese mangiare con delle bacchette è tutta un'arte. E se pensavi di controllare questa competenza, scoprirai che c'è di più da imparare sul modo unico in cui i giapponesi utilizzano le bacchette, chiamate ashi o ohashi se sei educato. Allora, se sei abituato a mangiare dal giapponese ogni tanto con il tuo capo, ascolta ciò che segue. Se mangi con delle bacchette, è importante piazzarle quando hai finito su un poggia bacchette chiamato ashioki, il quale dovrebbe solitamente essere fornito, ma in nessun caso dovresti metterle sulla tua ciotola o sul tuo piatto. Se non ne hai uno a tua disposizione, puoi fabbricarne a partire dalla confezione in carta nel quale il tuo ashi è arrivato. Poi, dopo aver finito il pasto, rimetti le bacchette nel sacchetto delle bacchette e ripieghi la punta del sacchetto per far sì che si sappia che hai finito il pasto, cosa che non fa nessuno. Se le punte delle bacchette sono sporche, puliscile con della carta e soprattutto non utilizzare la tua bocca per togliere lo sporco. Piazza anche le bacchette orizzontalmente sulla tavola o il vassoio dalla tua parte, la punta verso sinistra, perché in Giappone viene considerato come maleducato lasciare la punta davanti all'altra persona. Inoltre, se utilizzi le bacchette, anche se queste ultime portano il cibo verso la tua bocca, non bisogna che ci entrino, ancora meno per pulire il riso che è rimasto attaccato ai tuoi denti. Bisogna anche evitare di fare dei movimenti con le bacchette, tienile soltanto per la loro unica funzione, non puntare nessuno con esse, anche inconsciamente. Ah sì, stavo per dimenticare, siccome i giapponesi sono molto superstiziosi, soprattutto quando c'è un legame con la morte, sappi che non bisogna mai passare il cibo da bacchetta a bacchetta, ciò somiglia al modo in cui i resti inceneriti sono trasferiti in un'urna, e non piazzare mai le tue due bacchette in verticale nella tua ciotola, perché durante delle cerimonie funebri una ciotola di riso è lasciata da parte e due bacchette sono piantate verticalmente. Con tutto ciò avrai come minimo lo stesso atteggiamento di un vero giapponese che si rispetti. Se nel tuo paese è normale rifiutare qualcosa, anche se bisogna offendere la parte avversa, in Giappone il rifiuto si prende con le bacchette. Beh, con le molle, perché è molto delicato rifiutare senza essere cattivi, secondo loro. Per declinare un'offerta, manifestare un rifiuto qualsiasi o semplicemente mostrare il proprio disaccordo, i giapponesi non si accontentano di utilizzare la famosa espressione no, la quale tirano fuori tutti da qualsiasi situazione sconveniente. Loro si orientano verso delle tecniche più implicite e anche più complesse. Beh sì, perché facilitare le cose quando si possono rendere difficili? Per esempio, utilizzano delle formule di cortesia di 3 metri di lunghezza prima di declinare educatamente. Scelgono per le frasi negative o per delle formule di concessione come «mi sarebbe piaciuto», «temo che», «è difficile», «è delicato», dimostrano umiltà e benevolenza. Utilizzano un tono di dispiacere. Tutto questo per restare educati e cortesi. Mentre per noi, no e no, non facciamo giri di parole. Se vedi dei turisti giapponesi dotati delle loro macchine fotografiche mentre fotografano tutto ciò che si muove, umano compreso, beh, è perché poi fanno in modo di sfocare i volti degli estranei, perché da loro fotografare il viso di una persona in pubblico non rappresenta un'infrazione penale, ma ciò può rappresentare un'infrazione civile se la persona fotografata trova il suo ritratto pubblicato da qualche parte. Possono sporgere denuncia contro il fotografo per violazione della privacy. Quindi le persone fanno foto a tutto spiano e nascondono i volti. Ecco perché nella maggior parte dei blog giapponesi, dei video YouTube e dei programmi televisivi, i volti degli spettatori sono sfocati. Un processo arduo e artisticamente doloroso per qualsiasi creativo appassionato, ma almeno vivono in pace. Non ti sorprendere se vai in Giappone nel periodo di San Valentino e non vedi nessuno baciarsi, nessuno accarezzarsi, nessuno mostrare gesti d'affetto, perché là è mal visto farlo in pubblico. Oltre ad essere di natura riservata e modesta, la maggior parte dei giapponesi pensa anche che attirare l'attenzione su di sé sia un cattivo comportamento. Sono ancora più a disagio all'idea di baciarsi, di tenersi per mano e di accarezzarsi in pubblico. Non è una questione di inciviltà, né una questione di costumi religiosi. Semplicemente una questione di pudore.
i giapponesi sono strettamente intransigenti sulla puntualità. In Giappone i treni circolano secondo un orario fissato in minuti. Se un treno viene ritardato, anche soltanto di qualche minuto, la compagnia ferroviaria rilascerà un'attestazione di ritardo nelle stazioni. Da loro è consuetudine rispettare strettamente l'orario di inizio, perché i ritardi tendono ad essere considerati come uno degli errori critici che nuociono notevolmente alla reputazione degli studenti o degli impiegati nelle scuole e nelle società. Quindi, se un amico giapponese ti dice che ti incontrerà alle 22:17, sarà davvero alle 22:17. Ora dici cosa ne pensi di queste cose insolite e tabù in Giappone e dici quella che ti ha scioccato di più.